Buongiorno, può la musica essere divisa tra generi, non in senso musicale naturalmente, ma sessuale? Beh, a quanto pare sì, se è vero che una delle star degli anni scorsi, oggi è protagonista di una nuova polemica. Si tratta di Courtney Love, ossia la famosa cantautrice e attrice statunitense nota come leader della rock band Hole e vedova di Kirk Cobain, frontman dei Nirvana. Ecco che proprio lei, insieme a Chrissy Hind, si sono scagliate nelle scorse settimane contro la rock and roll Hall of Fame dicendo è una cavolata puzza di sessismo, naturalmente usando un gergo un po' più colorito. La cantante degli Hall comunque ha fatto notare che solo l'8,48% degli artisti della rock Hall è di sesso femminile, mentre la leader dei pretenders ha ribadito che non ha nulla a che fare con il rock and roll. Courtney Love ha parlato dunque di sessismo, dicendo che la gestione della Rock and Roll Hall of Fame, eh, che eh, dopo il suo intervento è stata ribattezzata Hall of Shame, quindi con riferimento alla vergogna, non solo puzza di sessismo ma anche di ignoranza e ostilità per le donne. Mentre per Chrissy Hind, leader dei Pretenders, ecco che non ha assolutamente nulla a che fare con il rock and roll. Sul britannico The Guardian, Love ha fatto notare come di tutti gli artisti introdotti nella Hall of Fame, soltanto appunto meno del 9% è donna, aggiungendo che chi vota tra musicisti addetti ai lavori è per il 90% di sesso maschile. Rispetto al trend generale, però, nei nominati per il 2023 va detto che sono presenti una serie di musiciste come Kate Bush, Missy Elliott, Sheryl Crow, Cindy Lauper, Meg White con uh, White Stripes e Gillian Gilbert dei New Order. Per Love, però, le nomination di quest'anno ci ricordano quanto una donna debba essere straordinariamente brava per entrare in questo club maschile. Love ha citato il caso proprio di Kate Bush, che già dal 2018 è eleggibile per la Hall of Fame ma ancora oggi non è entrata a farne parte. Non importa se è stata la prima donna nella storia del pop a scrivere tutti i brani di un album desordio capace di vendere milioni di copie, una pioniera dei sintetizzatori dei video musicali riscoperta da una nuova generazione grazie a Running Up That Hill presente nella serie Stranger Things e non importa che stia scrivendo musica ancora oggi, nemmeno così è certa di entrare nella Hall of Fame. La cantante eh, delle Hall ha voluto poi puntare il dito su alcuni errori della rock call. Per esempio, ha detto: Ci hanno messo più di 30 anni per accettare Nina Simone. O Carol King, Linda Ronstadt, ha pubblicato il suo album di debutto nel 69. È stata la prima donna a fare concerti negli stadi. Eppure è entrata nella Hall of Fame solo nel 2014 con i Nirvana. Tina Turner è stata introdotta come artista solista tre decenni dopo Ike Turner che ha abusato di lei. E insomma eh, questa è una bocciatura in piena regola da parte di un artista che ha firmato tra le altre canzoni come Celebrity Skin, il singolo principale dell'album omonimo, eh, che è senza dubbio la canzone più popolare delle Hall o degli All, che eh, ci riporta al 1998 che ora dunque vi proponiamo in chiusura di puntata. Buon ascolto!